Buongiorno a tutti, il mio turno, io sono Maria Del Rai. Claudio mi ha invitato a questo evento e sono molto felice di dare il mio contributo, questa volta non con la mia casa editrice perché io sono un editore e sono anche una scrittrice, ma come Claudio aveva anticipato, non sono, faccio generi che non appartengono propriamente a quella che si, diciamo, definisce la categoria mainstream. E sono qua per presentare due romanzi che io stessa ho scelto e che mi hanno colpita. Ho 10 minuti ed è una cosa incredibile perché per quanto mi riguarda parlare per 10 minuti è quasi impossibile. Quindi cercherò di essere breve per quello che è possibile esserlo e concisa. Dunque, li ho scelti solamente per i titoli perché devo dire che mi avevano colpito tantissimo i titoli e credo di aver scelto praticamente i titoli giusti, adatti a me, devo essere sincera, perché ho trovato una scrittura in entrambi i casi molto valida, altamente pubblicabile, che per un editore pubblicabile significa che lo stile c'è, il potenziale c'è, e come dico sempre io, quando un romanzo va valutato sulla base di tre fattori: sulla base dello stile, che è importantissimo, sulla base della struttura, che è altrettanto importante, ma anche sulla base dei sentimenti, la regola delle tre S. E su questi due romanzi io ho trovato entrambe, e non solo, ma ho trovato anche un grandissimo insegnamento, insegnamento a livello morale, etico, e questa è la cosa che dovrebbe fare la letteratura, cioè insegnare qualcosa, arricchire l'essere umano. Quindi, veramente, se potete, io ve li consiglio tantissimo. E a me personalmente hanno dato molto su cui riflettere. Mi sono preparata addirittura, mi sono scritta del primo degli estratti perché sono eccezionali, cioè me li appenderei veramente, come dico io, quando leggo degli autori bravi, sono estratti, i cosiddetti aforismi che mi stamperei e mi appenderei sulla parete per ricordarmeli ogni giorno della mia vita. L'altro non l'ho letto al PC, però mi sono segnata altrettanti estratti sul mio tablet. E quindi volevo farvi partecipi di questo mio pensiero. Dunque, il primo che ho letto è di Alessandra Giorgi e si intitola Con il casco azzurro verniciato a spruzzo. Un titolo stranissimo che mi ha colpito perché io titoli così raramente ne ho letti. Proprio per la particolarità del titolo ho voluto sceglierlo. Ciao Manuela, ciao Federica. E ho voluto sceglierlo e capire che cosa contenesse questo romanzo. Anzi, in realtà è un racconto, se vogliamo proprio essere precisi. Perché con il casco azzurro verniciato a spruzzo mi domandavo di che cosa può parlare questo romanzo, di un casco azzurro verniciato a spruzzo. In realtà è la storia di una vita, ma è la storia di un rapporto, una bellissima storia di un rapporto tra una figlia e un padre. Cioè, è meraviglioso. Cioè, è veramente bello perché io non posso fare spoiler, mi è stato vietato di fare spoiler. Ma quando un racconto parla di vita umana, non si può parlare di difetti. Non si può parlare né di pregi né di difetti. Grazie. Ma semplicemente per il fatto che quando si ha a che fare con la vita umana, è normale che, prego, è normale che si sbagli, si facciano pensieri, niente è perfetto, ci siano problemi. E io ho ritrovato la mia vita come figlia in questo scritto, cioè impressionanti, i miei stessi pensieri. Volevo leggervi una frase che è veramente topica e rappresenta tutto il senso di questo testo, che secondo me tutti dovrebbero leggere, divulgato nelle scuole, per farlo leggere a ogni ragazzo. Per imparare a vivere ci vuole tutta la vita. Il motivo per cui siamo qui forse è proprio questo. La vita è compiere l'imparare a vivere, rispettando gli altri ma anche se stessi, trovando la misura di tutto, scoprendo qual è la sfida che ci troveremo davanti, perché forse l'unica vera sfida è quella con noi stessi, farcela a fare quel bene, proprio quello che da prima non ci riesce di fare. È la somma di tutte le vite umane. Cioè è racchiusa, non so, sono tre righe. Probabilmente, e in queste tre righe io ho ritrovato la mia vita e la vita di chiunque, perché alla fine questo è il senso della vita. Cioè,
Cioè, questo racconto parla del senso della vita. Punto. E come si fa a dire, a raccontare una trama o a dire a quali difetti abbia questo testo? È impossibile! È impossibile! Uno può soltanto rimanere scioccato durante la lettura. Io mi sono segnata altre, almeno, guardate, guardate i fogli, almeno 6 fogli di cose che mi hanno colpito e che io ho condiviso addirittura con la mia famiglia. Perché è meraviglioso. Non posso dire altro. Ve ne leggo un altro di estratto. Che questo rappresenta me come persona, invece. Ma certo, ce la faccio, dicevo fra me. Quando infine scendevo dall'aereo, ero presa da qualcosa che sembrava euforia. Profumi particolari che sentivo solo lì, alla vista. Quei colori saturi, colori di cielo e di terra, e poi un misto di umidità e l'ebbrezza e l'attesa dei luoghi che mi aspettavano, la gioia di sentirmi capace di balzare da un aereo all'altro, capace di viaggiare da sola. Sono arrivata, pensavo. Questo è quello che mi succede quando faccio le cose, quando le affronto da sola, quando riesco a farle, quella sensazione di pienezza. Quella sensazione di euforia che ti colpisce nella pienezza. Cioè, è impressionante. Io adesso vi sto leggendo degli aforismi, delle frasi tratte dal romanzo, ma è proprio la sensazione di vivere la vita attraverso gli occhi della protagonista che potrebbe essere la vita di chiunque. Cioè, quei discorsi con il padre li ho fatti io con mio padre. E quindi ritrovarli in questo testo è incredibile, perché penso che tutti i figli pensano questo dei propri genitori. E abbiano paura delle stesse cose, e i genitori abbiano paura per i figli di queste cose. Quindi io non posso che dirvi di leggerlo, io di comprarlo e di leggerlo, assolutamente. E non solo, ma se volete fare un regalo a qualcuno a cui tenete, io vi consiglio questo testo. Con il casco azzurro verniciato a spruzzo di Alessandra Giorgi, e vorrei anche dirvi che. Non vi dico il motivo del titolo, lo scoprirete da soli, perché il motivo c'è. Ebbene, io mi fermo e parlo dell'altro, perché non so quanto sto parlando, brevemente, di Roberta De Tomi ed è Alice nel labirinto. Faccio mea culpa perché io ho letto Alice in Wonderland e Alice attraverso lo specchio, Alice nel paese delle meraviglie, Alice attraverso lo specchio, al primo anno di università. E ho fatto un esame su questo testo e mi aveva colpito Alice nel labirinto perché, pur non avendo letto la trama, sapevo che probabilmente si ispirava ad Alice nel Paese delle Meraviglie. E siccome va molto di moda, e io credo che questo sia un testo che possa andare tantissimo in fiera, quindi all'autrice dico assolutamente portalo in fiera il più possibile, perché questo è un testo che ti può vendere tantissimo. Scusate, faccio anche la parte dell'editore. Che cosa ho trovato? Ho trovato un testo da trip mentale che è fantastico, oltre a scritto da Dio. Ho trovato un testo visionario esattamente come era Alice nel Paese delle Meraviglie, che non è un testo per ragazzini. Alice nel Paese delle Meraviglie non è per bambini e ragazzini, è un testo per adulti che contiene in sé tantissime, tra virgolette, massime filosofiche, ma tantissimi spunti filosofici che possono portare l'uomo a quel livello di pensiero che va oltre la semplice letteratura, oppure il semplice interiorizzare quelli che sono i contenuti. Ma qui si parla di veri ragionamenti e a citazioni letterarie, oltre ad avere un linguaggio forbito, ma spiegato con una semplicità disarmante, troviamo proprio un viaggio. E stranamente io ho scelto il viaggio, sia nel precedente romanzo che in questo, perché il viaggio della vita un po' rappresenta anche il viaggio di Alice nel Paese delle Meraviglie. In questo caso troviamo Alice alle prese con delle nuove vicissitudini, che non vi spiego perché sennò vi spoilerò il romanzo, però la cosa più bella, come vi dicevo, è che è pieno di spunti, spunti per il ragionamento. E ora ve ne leggo uno e capirete che cosa intendo. Allora, il diritto e ciò che ne discende è quello che ci consente di esercitare la nostra libertà. È nella società e nel rispetto delle regole che possiamo trovare le ragioni per esercitare la nostra libertà. La mia libertà, quindi, termina laddove inizia la tua?
E che razza di libertà sarebbe se esistono vincoli? Dunque, in nome della tua libertà, tu sei legittimata a far soffrire una persona al punto di spezzarle il cuore? Alice alzò i pugni frementi. Perché è questo che mi stai dicendo, zia. Mi stai spezzando il cuore. E non discutiamo sul fatto che io sia o meno una tua parente. Il fatto che tra noi ci sia un legame di sangue non ha nulla a che vedere con la percezione del dolore. Quindi, qui si parla di libertà. Cioè, è una delle somme filosofiche, uno dei problemi filosofici che ancora oggi ci portiamo avanti. Cioè, tutti i filosofi hanno parlato di libertà. Non esiste un filosofo che non ha parlato di libertà. Che cos'è la libertà? E quello che c'è scritto in questo testo, guardate, è una problematica importantissima. È nella società e nel rispetto delle regole che possiamo trovare le ragioni per esercitare la nostra libertà. Ma vi rendete conto che frase è questa? Cioè, questa è una frase che spiega esattamente il problema del condizionamento della libertà. Ossia, siamo liberi solo in quanto siamo condizionati. Ma allora siamo veramente liberi? Perché siamo condizionati? Perché, volente o nolente, viviamo a contatto con altri, siamo animali sociali, siamo vincolati alla società. E questo vincolo rappresenta la nostra libertà. Vi faccio un esempio, semplicissimo. Quando voi guidate una macchina, siete liberi di andare dove volete, ma la vostra libertà di guidare la macchina è dovuta al fatto che ci sono delle regole stradali che vi permettono di essere liberi di andare ovunque. Perché ci sono altre persone che guidano come voi e quindi si devono fermare allo stop, al semaforo rosso. Se tutto fosse un caos, se tutto fosse anarchia, voi non potreste andare dove volete. È libertà questa? Quindi vuol dire che la libertà ha un condizionamento. Quindi io dico attenzione a quello che andate a leggere, perché non è una lettura semplice, questo non è un romanzo da leggere una volta, questo è un romanzo che va riletto molto attentamente, perché non solo si parla di libertà, si parla di tante cose. Cioè, io ora ho scelto questa della libertà perché mi colpisce particolarmente, perché tante volte ci ho ragionato, però ci sono tantissimi spunti a livello filosofico e soprattutto tante citazioni letterarie, ho visto Shakespeare e quindi io direi proprio che questo testo merita almeno due o tre letture, come si deve, come si deve. E poi veramente è visionario, cioè non si capisce, e anche se lo dice l'autrice, se Alice stia sognando o meno. Cioè ci si ritrova veramente nel paese, tra virgolette, delle meraviglie. Non è assolutamente inferiore di livello a quello che è Alice nel paese delle meraviglie, Alice attraverso lo specchio. Anzi, si ritrovano le stesse atmosfere. È meraviglioso ritrovare in un romanzo che si ispira alle stesse atmosfere. Difficilissimo, difficilissimo, l'ho apprezzato, è veramente visionario. E quindi assolutamente sì, assolutamente è un romanzo che consiglio a tutti quelli che amano Alice nel paese. Non si può non amare Alice nel paese delle meraviglie, ma questo non è perché la paura di tutti è, va bene, vado a leggere un testo ispirato, chissà che cosa ci sarà mai dentro. E in realtà è veramente spettacolare, non me l'aspettavo nemmeno io, perché è veramente difficile quando si parla di, perdonate il termine infelice, sequel, o comunque testi di ispirazione profonda, è veramente difficile trovare qualcosa di questo livello. L'autrice sa quello che dice, sa quello che scrive. E raramente nella mia vita ho trovato degli spunti filosofici così importanti in un testo di divulgazione così ampia, perché io sono laureata in filosofia. Quindi veramente, 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 su questo testo, su ogni pagina si dovrebbe discutere e anche su ogni parola. E io non sono, non mi ricordo benissimo, non sono brava a ricordarmi le citazioni, ma mi ha colpito una frase di questo testo, che mi ricorderò sempre: la paura, anche la paura è veicolo della volontà. Dice questo. Ora non mi ricordo bene la pagina, ma mentre ieri lo leggevo mi è rimasta nel cervello. È da ieri che ragiono su questa frase: anche la paura è veicolo della volontà. Cioè, vi rendete conto? Qui possiamo discuterne all'infinito di questa frase, a livello filosofico. Ed è proprio questo il bello di Alice nel Paese delle Meraviglie, cioè è proprio questo il bello di chi legge questo testo. Il fatto che vada lì e
E ci ritrovi sì una storia che ha una trama visionaria, perché ve l'ho detto, è un trip, è un viaggio, che è psichedelico come le lucciole di cui parla questo testo, perché Alice ha sempre a che fare con le lucciole, sin dall'inizio, ma è altrettanto profondo e pieno di quelle che possono essere inizi, di quelli che possono essere inizi verso ragionamenti, e quindi arricchisce sicuramente la persona di qualcosa. Assolutamente sì, e ve lo consiglio, anche questo merita tantissimo, e non lo prendete come un testo di serie B solamente perché appunto parla di Alice nel Paese delle Meraviglie, che voi considerate magari un testo per bambini. Ecco, per ragazzi, date una possibilità, perché non ve ne pentirete, ve l'assicuro, soprattutto se vi piacciono questi tipi di testi, che vi portano ad aprire la mente, perché oggi abbiamo bisogno di testi che ci fanno aprire la mente. Bene, detto questo, io ho concluso il mio intervento. Spero veramente. Non parlerò di difetti, perché, come vi ho detto, a volte la cosa più bella che una persona possa fare è mettersi all'ascolto delle voci degli autori. Abbiamo bisogno di autori che ci danno qualcosa a livello umano. E queste due autrici danno tanto. Quindi a queste due autrici dico: non smettete di scrivere, quale che sia il vostro percorso, perché la vostra testa è un dono prezioso che dovete preservare per le persone che vi leggono, perché voi date tanto alla gente. Quindi nei momenti di scoraggiamento ricordatevi quello che vi dico. Potete dare tanto e potete fare tanto per gli altri. E questa è una responsabilità. Quindi, bene, detto questo, io vi lascio alla giornata, e sperando di aver fatto qualcosa di buono anche oggi. Vi abbraccio, ringrazio di nuovo per questo invito, ringrazio tantissimo Claudio che mi ha dato l'opportunità di leggere queste autrici, e basta. Un abbraccio a tutti quanti e buon proseguimento.